Bentornati a Tracce di Sport. Nel nostro viaggio abbiamo cercato di incontrare persone che a vario titolo fanno parte del mondo dello sport. Oggi tocca ad Andrea Bocconi, scrittore, psicoterapeuta e schermidore master. A lui abbiamo chiesto qual è, secondo lui, una caratteristica importante del mondo dello sport. Noi non abbiamo un grande senso etico in generale, noi italiani. Siamo veramente fragili su questo punto. Non si vede perché lo sport ne dovrebbe essere immune. Lo sport può sviluppare alcune immunità. Può alzare il sistema immunitario. Secondo me su un punto in particolare. Lo sport non ammette sfumature alla fine. Tu hai vinto e io ho perso. E non mi interessa più che tu abbia vinto per una sola stoccata o perché l'hanno giudicata male. Nel palmarès alla fine Andrea Zozzi batte Andrea Bocconi e vince il titolo. Bocconi, per la sua professione, ha incontrato molti atleti. Gli abbiamo chiesto se esiste un profilo psicologico tipico dell'atleta agonista. Persone equilibrate, sane, con questa bellezza del combattere. Combattere è un comportamento sano di ogni cucciolo. Tu devi prendere il cucciolo che ti morde la mano, non quello che sta addormentato in un angolo. Però ho visto anche tanta nevrosi, per di più incentivata in base al puro risultato. Io il campionario copre tutta la gamma della patologia fino al limite della normalità. Ad un certo punto dell'intervista Andrea Bocconi ha usato il termine flusso bianco, un termine molto specialistico. Gli abbiamo chiesto cosa significa. Flusso bianco, cioè di quello stato di grazia in cui tu sai dopo perché hai fatto quello che hai fatto. Gli sportivi le riconoscono la bellezza di quel momento, perché quello è il momento, un momento estatico. La cosa accade, punto e basta. Vi ricordate il famosissimo proverbio «Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei»? Ebbene, nella scherma diventa «Dimmi che arma usi e ti dirò chi sei». Nella scherma ci sono tre armi, la spada, il fioretto e la sciabola. Sono tre tipologie diverse. Cioè, lo spadista deve essere freddo, deve essere capace di attendere, i suoi assalti durano tre volte tanto quelli delle altre specialità. Il fiorettista cerca uno sforzo prettamente tecnico, molto preparato, con un bersaglio ridotto, quindi cura particolarmente l'aspetto tecnico. Lo sciabolatore è sensazione, è intuizione e sensazione. L'assalto dura poche decine di secondi ed è tutto giocato sulla percezione del tempo, la sensazione, ed è il più aggressivo di tutti. Con Andrea Bocconi abbiamo provato a capire cosa passa per la testa di uno sportivo. Oggi Luigi Ottani prova a leggerlo nei loro volti. Different rhythms. Different people. Very, very interesting. Drum is the most important instrument.